Epoca presenta le voci meravigliose della natura. Ve le fa ascoltare Walter Bonatti. Lo avevo cercato per 3 settimane, il grande gorilla delle montagne. Ero fradicio di pioggia e i portatori indigeni erano sfuggiti. Pensavo che ormai non l'avrei trovato mai più. Ma quella mattina smette di piovere e riprendiamo la marcia. Il silenzio della foresta, rotto soltanto dal canto degli uccelli, è profondo. Ma io ho l'impressione che qualcuno della misteriosa comunità dei gorilla mi stia osservando e che abbia dato l'allarme. Sempre più spesso sento fruscii, previ ruggiti, il rumore di rami che si spezzano. E all'improvviso vedo una macchia di verde che si spalanca e mi trovo davanti al capo del branco. È a pochi passi da me. È un mostro alto più di 2 metri che leva il suo grido. Cosa farà? Ora si batte il petto. Rimango immobile a guardarlo. Il mostro grida di nuovo e ancora si batte il petto fremente. Poi d'un tratto fa un balzo. È già scomparso nella foresta. Questa avventura mi è capitata nella regione del Kausi, nel cuore dell'Africa equatoriale. Ma anche più vicino a noi è ancora possibile qualche volta ascoltare le voci intatte della natura. Nel silenzio delle Alpi e dei boschi abruzzesi, per esempio, vivono ancora degli orsi bruni. Ascoltiamone la voce. Sugli Appennini, specie d'inverno quando scende a valle spinto dalla fame, si incontra ancora qualche ultimo lupo e si sente il suo ululato lamentoso. Un po' in tutte le regioni si trova il cinghiale dal caratteristico sinistro grugnito. Sulle Alpi, in particolare su quelle orientali, si incontrano i caprioli. Ecco il loro richiamo. E questo è il richiamo del cervo. Ce n'è ancora qualcuno nei boschi della Mesola e lungo il confine austriaco. Nelle alte valli alpine fino al limite dei ghiacciai troviamo le marmotte dall'acutissimo fischio. È il loro segnale di allarme.
Il ghiro dorme, come vuole il proverbio, ma quando è sveglio ha una voce anche lui, questa. Ma sentite lo scoiattolo, il più vivace, il più grazioso abitante del bosco. Sta mangiando le pigne. Oggi è un giorno fortunato per lui, le ha trovate subito. Altre volte, invece, deve attraversare chilometri di bosco prima di trovarle. Allora lo vedete che salta da un albero all'altro. Distende la coda come un timone. Sembra che voli.